Ragazzi, ora dobbiamo fare una missione per la Fermo lì. PR. Niente armi. Levala dalla cintura. Levamele. Oh, ogni volta la stessa cosa. Se andassi da lui disarmato, probabilmente mi direbbe ugualmente di togliermi le armi di dosso. È l'idea Allora. peggiore che abbia sentito da un pezzo. Tranquillo, Greaves. Ci ho pensato bene. È l'unico modo. Facile per te dirlo. Sei il capo. Ti avverto. Non pensare di tagliarmi fuori. Ho fatto fin troppo per questa squadra. Grazie del consiglio. Primi tafferugli. Lo so che hai lavorato per l'UFLL. Va tutto bene. Entra. Qui siamo tutti amici. Mi sono messo in contatto con Bantu e abbiamo deciso che è ora di finire il conflitto. La gente è turbata dagli scontri. Bisogna smettere. Tieni, porta questo a Bantu e alla birreria Secco. Digli che accetto le condizioni. Forza, prendilo. In cambio ti darà una valigetta di diamanti. Portala qui, così saremo sicuri che l'accordo è fatto. E il mio Voltati le pagamento? spalle, i tempi stanno cambiando. Thank you. Ah. Fallo uscire. 40! Oh my lord! Siamo arrivati a 100 pi... Ecco qua. Non essere stupido, devo parlarti. Dimmi. Fanculo la tregua, è un casino per tutti, soprattutto per quelli come me. Allora senti, fai il lavoro che ti chiede. Consegna la roba, prendi i diamanti, ma non portarglieli. Portali all'aeroporto invece. Aspetteremo tutti là. Il pilota ha detto che ci prende su, ma solo se lo paghiamo. Quei diamanti ci servono. Ma io ho 112 diamanti, non vanno bene. Boh. Io salvo comunque. Va bene, ciao. Sei in pericolo. Pericano. Vediamo dove cacchio devo andare. Ah, ok. Ah, è vicino. Praticamente dall'altra parte del fiume. Dove cavolo ho lasciato l'auto? Devo prendere un'altra. Quindi passiamo di qui. Tutto molto bello. Ma dov'è la mia auto? Non c'è l'auto. No, a piedi non me la faccio. C'è troppa strada. Vai la mia auto, dov'è? Oddio. Non mi fa entrare. Krishna. Non farmi si scherzi. Ok, bellissima auto. Allora. Qui dobbiamo andare a prendere i diamanti, portare all'aeroporto, qui ce la svigniamo. Ma io non ci credo. No, no, seriamente non ci... Oh, è vero che si può ribaltare l'auto. Ah! Oh, mi schiaccia, mi ammazza. È successo alcune volte, eh. Cioè, ma porca ma... Minchia. Mi fa girare... C'è coglioni sto gioco. Ti prego, non farmi girare i coglioni. Allora... Devo andare di qui, si suppone. A Mosate Selao. No, vabbè, Mosate Selao ci sono già. Allora, vado, prendo la valigetta, la porto al tizio con l'aereo e ci porterò via da questo schifo. Ma sicuramente qualcosa andrà storto. O forse no. Chi lo sa. Non me lo ricordo sta missione. Sta missione proprio non me la ricordo. Cioè, le missioni cambiano a seconda di diciamo, con quale fazione andate, vi danno missioni, diciamo, differenti, ma alla fine siamo sempre lì, uccidere qualcuno, distruggere qualcosa. Cioè, non è che si differenzino chissà quanto, eh. Non lo so, fra i Far Cry che ho giocato, cioè tutti, questo è il più, diciamo, ripetitivo. Proprio ripetitività a palate, ti sembra di fare sempre le stesse identiche cose. Non lo so. Minchia, no, è vero, qui ci sono, mi sa, gli stronzi con i mortai. Spero di no. Fortuna che è vicino. Notate che lì c'è la prigione. Nella mappa, guardate, prigione quello in basso. Fanculo. Puttana tua mamma! Mi prendi per il culo? Con lanciagranata mi ha già distrutto la barca. Minghia. Devo uscire per respirare ogni tanto. Anche se lo stronzo mi spara. Oh, ma che cazzo
Madonna. Ma porco il mondo, porca puttana. Io sono solo venuto qui per prendere la valigetta, mi state già rompendo i coglioni, eh. Mi sa che qualcuno è arrivato prima di noi, eh. Cioè, qui sono tutti morti. Ve lo dico io che qui l'affare salta, eh. L'affare salta. E i diamantini li tolgono via uno per uno dal culo di Pino. Pino, prepare your anus. Oh. Vediamo, ci sono? Minimo vuoto. Oh, eccolo. Tu. Se sei venuto a mettere il sigillo sulla tregua è tardi. Un trattato di pace, cazzate, una messa in scena. Pensi che quelli vogliano la pace? No, vogliono che il mondo la smetta di osservarli per continuare con i saccheggi e le violenze. Pace. Ma sta per finire. Sanno che li fermerò e quando il sangue sgorgerà dalle gole malediranno il mio nome. E tu non puoi impedirlo. Credi che non ti conosca? Che intenzioni hai? Quello che vuoi fare? Sveglia, io ero come te. Penseranno che sei stato tu, un mercenario che farebbe di tutto per soldi. Così la guerra ricomincerà da capo. Il grande salasso è iniziato. Cureremo gli uomini dalla malattia, tu e io. Gliela strapperemo dalle vene. Che cos'hai qui, diamanti? Ale! Infatti mi ricordavo... che non andava bene sta missione. Non me la ricordavo di per sé, però quando ho visto l'ufficio tutta quella gente morta mi è ritornata in mente. Infatti adesso sapete dove siamo? Nella prigione. Era anche ovvio, no? Hai un'aria di merda. Che cosa ti dicevo dei signori della guerra? Serpenti, tutti quanti. Perché non hai portato i diamanti come hai detto? Il pilota ci ha abbandonato. I soldati poi ci hanno circondato. È andata malissimo. Danno a noi la colpa dell'assassinio. Tutti dicono che siamo il vero problema del paese. Stronzate. No, no. Ti prego, no. Ok, starò zitto. Portato via perché... Portato via perché ha rotto i coglioni. Madonna. I muri di cartone. Ma che cazzo. Ovviamente abbiamo già le pillole della malaria. Per la malaria. E un macete. Salviamo al volo. Krishna. Avete andato qui, tutto è chiuso. È tutto chiuso. Aspettate un attimo. Allora. Il nostro obiettivo ovviamente è uscire da questo schifo di prigione. Senza farci sgamare dal prossimo. E possiamo farlo tranquillamente. Passando di qui. Ciao ciao. C'è anche un bel veicolo. Quindi adesso torniamo indietro. Sempre se qualcuno mi crede. Non ho rubato i diamanti. È stato lo sciacallino. Puttana, chi mi spara? Figli della merda che non ho armi, no no no. Ah! Ah! Incidente. Puttana, mi stanno seguendo. Krishna, dove cazzo devo andare? Ah. Sono Boots, le cose cambiano, eh. È tempo di fare due chiacchiere, io e te. Che ne dici di fare un salto a Sefapane? Ok, andiamo a Sefapane. Minchia. Reputazione rivelo 3 raggiunto. Serve un cazzo la reputazione. Ma non è possibile. Cioè mi sono crivellato da due fronti differenti. Tana vostra madre. Minchia quanto cazzo è lontano. Penso che prendo l'autobus. Inculatevi. Devo fare anche il rifornimento d'armi. Puttana. Corro. Corro nella foresta. Sandokan, Sandokan, che cazzo c'entra adesso Sandokan, Sandokan. Vabbè, passiamo di qui. Ragazzi, c'è un po' di strada da fare, quindi mi sa che la taglio perché
Non ci arriverò tanto velocemente. Sentite, li stanno già sparando. Ma no, siamo il 4 di luglio. Minchia, manca un casino. Ragazzi, appena ci arrivo ci vediamo. Qui devo superare le montagne. Porca troia. Ok, allora. Lo stronzetto è qua dietro, quindi facciamo in fretta a raggiungerlo. Il bello è che lo sapete qual è? Che non ho neanche un'arma. Ma nemmeno una, eh. Quindi mi sa che andiamo prima a prendere un'arma nuova. Perché tanto è qua dietro. Non ci mettiamo molto. Facciamo il giro. Devo prendere armi nuove. Perché poi non so se avete letto, ma c'è scritto nuove armi sbloccate al negozio. Boh. Non so perché mi ha sbloccato. Forse perché sono andato molto avanti nella storia principale. Quindi mi ha sbloccato armi nuove. Meglio così. Perché ho 100 diamanti e più da spendere. Quindi mi va benissimo. Mi compro più armi. E ve le faccio vedere. Più o meno ve le ho fatte vedere quasi tutte. Porca trota. Ciao stronzi. Va, va il bastardo. Mettendosi alla torretta. Qua e qua e qua. Tipo prima c'è il bollino giallo. Merda, sta già fumando sto schifo. Mica, ma che serve questo quad di merda? Che dovrebbe essere fatto apposta per i terreni impervi. Se non resiste neanche a qualche botta. Ma dai, c'è il bastardo dietro che mi continua a seguire. Minchia, se mi investiva, guarda. Avevi fatto l'affare, figlio di puttana. Ti piace, stronzo? Allora, vediamo che armi ha lo stronzo. Non ce n'è nemmeno. Vediamo, vediamo. Oh, tutte le ha sbloccate, porca troia. Allora, questo lo compro. Questo no, no, aspetta, vediamo cos'altro c'è. Lanciarazzi, lanciarazzi. Minchia, le ho sbloccate tutte. Compro queste figua. Qui ho preso tutto, no? A parte le casse delle armi, ma che se ne frega, sinceramente. Cosa posso comprare? Questo è bello. Mi direi di comprare anche questi qui che costano poco. Ho più armi così. Eagle 50 potente. Pistola lanciarazzi è figa. Questa è figa. Vediamo un secondo qui. Così, così. Una da 12, 10. Questo. Perfetto. Minchia, abbiamo comprato un casino di armi. Cioè, guardate la lista della spesa. Allora. Io direi stavolta, oltre di prendermi i bei kit e di salvare, perché muoio sempre, lo so, salvo troppo spesso. Però mi tocca farlo perché altrimenti sono fottuto se muoio. Mi tocca rifare tutto. Io direi di prenderci il fucile d'assalto. Sì, sì, sentite lo stronzo fuori. Primo questo. Poi come arma speciale primo questo. Un fucile di precisione serve sempre. Puttana troia, dovevo comprare un lanciarazzi, raga, ci penso. No, vabbè. Prendiamo il lanciagranate. Oh, perfetto, no? Questo cos'è? Un'arma speciale. Ok, no, giusto per farvele vedere un po'. Minchia. Rottura di palle, eh. E dai, non rompermi i coglioni, mica. Porca puttana. Che rottura. Sono una rottura ovviamente di palle, eh. Nel cazzo. Quando ti prendi l'arma. Senti lo stronzo che ricarica. Ma vaffanculo, va. Coglioncello. Allora. Qui ci deve essere un punto. Cioè, non è. Cioè, è già distrutta. Capito? Già fumante. Due proiettili si è presa. Ma vaffanculo, va. Mica che due coglioni, ma non posso fermarmi ogni due secondi perché questi stronzi devono sempre spararmi, porca di una troia. Ben due auto adesso mi seguono. Sto scendendo dalla macchina, mi investono come minimo. Va, va. Tre, adesso siamo a tre. Ci importo l'esercito dietro. Mica fa culo, testa di merda.
Ma sei un bastardo, eh. Tua mamma è proprio una pecorona. Stronzo, anche lui fumante. Stiamo dai, dai, cammina, brutto schifo. Cioè, guardate quanto è lenta. Guardate. Cioè, io da zoppo vado più veloce. Dai, cioè, se lo sei in discesa riesco a... a farla andare. Dai, porca troia, ma non è possibile. Una comica diventa questo cazzo di gioco. Gesù Cristo mio. Dai, che ci sono quasi arrivato a se fa pane. Chi va piano va sano. Esatto. E non arriva mai. Dio Eva, ascolta, esco perché veramente sta macchina va a fanculo. Fanculo, mi sono dimenticato di prendere le munizioni. Ah. Qui non bisogna sparare, è vero. Andare a parlare col signorino. Ce l'abbiamo fatta. Ma con chi parla? Diavolo, oggi non voglio problemi. Mi pare che sia qui dentro. Fermo lì. Fermo lì. Levala dalla cintura. Vale. La PR fa sul serio e io non voglio vedere la mia testa infilata con palle. Poche storie, finiscono, ecco. Le munizioni che non funziona mai un cazzo. Ma guarda chi è tornato. Deve dirmi il tuo segreto, bello. I proiettili ti rimbalzano contro? Bantu è morto, lo sai, vero? Non che di te mi freghi molto, ma la situazione degenera. Non voglio fare il signore della guerra. Ho chiuso con questa gente le loro stronzate. Voglio un interlocutore serio con cui parlare d'affari. Quindi Tambosa va eliminato. E voglio che lo uccida tu. Mi sa che sei l'uomo giusto. Pagami, pezzo di merda. È al sedico dei Dogon, con molte guardie, perciò dovrai usare le maniere forti. Il lavoro sarà ben pagato. Ecco i dettagli. Vediamo quanto è ben pagato. Vediamo. Minchia, 40. Cioè, stanno aumentando di 10. Torno alla base a porta. Passa a trovarmi. Minchia, stanno aumentando di 10. E viamo, viamo, viamo quando vi fate la guerra. Ok, è qui vicino. Ma non c'è un veicolo in zona? Ma dovrò fare a piedi? Porca trota. Dai, me la faccio a piedi. Cazzo faccio? Ragazzi, a fra poco. Ok, ragazzi, sono praticamente arrivato. Puttana troia, sono morto. Cioè, non avete idea, sono morto come un idiota cadendo da un sasso e ho dovuto rifare da capo. Cioè, da quando ho preso le armi sono dovuto ritornare dal tizio, farmi riassegnare la missione e rivenire qui. Porca trota, oh. C'è una valigetta qui, ma non me ne fatto un cazzo. Perché tanto mi pagano profumatamente, quindi chi se ne frega. Ok, lo stronzo dovrebbe essere qui. È lì. Ho preso il fucile, ovviamente speciale. Così possiamo colpirli, non si accorgono di nulla, forse. Ma forse. C'è anche il tempo giusto, è notte. Non so se avete notato, ma non c'era. Cioè, a parte il sole, notte, cioè non c'è nient'altro. Per dire, non c'erano tempeste e roba del genere. Vabbè che siamo in Africa, però. Chi se ne fotte, un videogioco. Metti un meteo differente. Cecchini bastardi. No, non sono sul tetto, cazzata. Ecco, tocca prendere un'arma pesante. Iniziamo a far esplodere un po' tutto. C'è una bella granata. C'è una bella granata. C'è una bella granata. C'è una bella granata. Ma chi è che mi spara così bene? Le munizioni di sotto.
Stronzetto, volevo farmi la sorpresa, eh. Forse questo non è esattamente il massimo. Era meglio il mitra pesante, mi sa. Però vabbè, accontentiamoci. Chi è che si lamenta? Aspetta, fammi prendere munizioni. Non prendo le loro armi pesanti perché tanto sono scrause. Dobbiamo trovare lo stronzo. Gli regalo una granata. Minimo qua sopra. Va. Sei qui. Bene. Senti, è stato un equivoco. Mi chiedo. Due persone per bene. What? Ah! Vedete, appena... Appena gli voltate le spalle, estrae subito la pistola e cerca di uccidervi. Reputazione aumentata. Ok, allora. Vediamo un secondo. Dovrei tornare indietro. E andare da quello stronzo a farmi assegnare un'altra missione. Ok, dai. Allora ci andiamo. Tanto non è lontano. Ah, la pecora non è una pecora, è una capra. Oh, capra! Non denunciatemi al WWF, vi prego. Sono solo dei raptus. Ta 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 ta. Non so qual è la strada. Credo sia questa. Vai a vedere. Sì, più o meno. Oh, vado dritto al negozio di armi. Perfect, perfect. Che devo cambiare assolutamente questo fucile che mi fa cagare. Mi sa che prendiamo. Non ne ho idea. Non so che arma prendere. Si passa di qui? Sì. Tutte queste belle curve mi stanno facendo venire. Ah! Eccola, già distrutta. Subito. Ma che cazzo ho fatto io? Cioè. Cosa ho fatto di male io per meritarmi sta merda, Cristo? Figli di puttana. Allora, qui c'è il negozio d'armi. Anzitutto il fucile di precisione lo butto nel cesso, lo scarico nel cesso. È bello, ma... Cioè, quando ne dovete eliminare pochi, però. Quando dovete eliminarne più di 10, a parte che finiscono le munizioni, ma... Cioè, una mezza merdina. Poi un colpo alla volta, neanche, non è neanche un caricatore, è un colpo alla volta. Mi ci sciacquo le palle. Aspetta un secondo, visto che abbiamo i diamantini, io li uso. Quanto le armi le abbiamo sbloccate, quindi chi se ne frega. Compriamo, finiamo di comprare. Vediamo cosa c'è. Ma nei manuali. Cosa c'è? Perché alla fine mi ricordo che c'era. A parte queste cose, però c'è, per la precisione, bla bla bla. Ma anche queste robe. Potenziamento... Ah, riparazione, non affidabilità. Vabbè, mi ci pulisco le palle allora. Io compro. Vediamo quali armi mi sono rimaste. Quelle più costose praticamente. Beh, dovendo scegliere. Io direi di prenderne due da 20. C'ha fiamme, mortaio, uzi, ugno. Io prendo... Lancia fiamme. Quanto è bello spendere. Nuovi potenziamenti sbloccati. No, fatemi salvare un attimo, ragazzi. Lo so, è una palla, però devo farlo. Andiamo a cambiare armi al volo. Non so quali prendere. C'ho l'imbarazzo della scelta. Mi direi. Perché bene o male ve le ho fatte vedere tutte. Il Bart. Arma speciale. Arma speciale, io direi di prendere un bel mitra pesante. E qui prendiamo. Dai, l'esplosivo. La pistola lancia razzi non ve l'ho fatta vedere. Siamo a posto. Ok. Siamo a posto. Perché la pistola lancia razzi è carina, ma non è nulla di che. Guardate, 17 colpi, 18 in totale. Non è malaccio, è praticamente. Questo magari c'è un soldato sulla sterpaglia. Più che altro fa bruciare la vegetazione. Quindi se c'è magari sono i soldati sulla sterpaglia, sparte sulla sterpaglia e bruciano.
Bruciano come le merde che sono. Però non è niente di che. Allora, mo vediamo. Perché adesso inizia la faida. Siamo... Non manca tantissimo alla fine, eh. Perché adesso iniziano tipo ad eliminarsi a vicenda e dovete scegliere da che parte stare. Non cambia un cazzo il finale, cioè qualunque parte scegliete non cambia veramente nulla. E niente. Quindi dovete scegliere da che parte stare, chi eliminare e chi non eliminare. E così via. Adesso vediamo lo stronzo che missione ci affida. Minchia, che parcheggio. Parcheggio perfetto proprio. Dai. Bene. Bene. Okay, consegna tutte le armi. Ecco qui, il classico stronzo. Na 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 na. Sì, perché due sono già morti, non mi ricordo quanti ne rimanevano. Però non tanti. Io ti conosco, sei del nord. Eccolo. Sono io, Arturo Chiepo, ti ricordi? Con Quassi, un sacco di tempo fa. Lavori con Greaves, eh? Ora lavoriamo tutti con lui. È un problema, Greaves intendo. Con lui alla guida non siamo sicuri. Ti sei accorto che parla sempre con Purfoy? Non lo so, quelli come noi vengono tagliati fuori da ste cose. Non sono qui, sono andati via in missione hace poco, in cerca di informazioni. Dal confine. Staranno ideando un'azione contro di noi. Dovresti ucciderli tutti e due. Ti pagherò se lo farai. E dai, bello, io ci sto. Siamo una bella squadra. Con loro fuori dalle palle faremo grandi cose. Eccoti i soldi, è un lavoro serio. Ora sono a Sepoco, puoi raggiungerli se ti muovi in fretta. Che mi dai money? Ok, ok, va bene. 25? Ma tu hai la merda in testa. Sbaglia a tagliarmi fuori. Infatti ti taglio fuori, coglione. Perché tanto vado... Madonna, ma sempre più lontano. Vabbè, prendo l'autobus. Porca trota. Merda, non ho nemmeno salvato. Ah! Sto perdendo frasce spugli. Dove cacchio è l'autobus? Ah, è giusto, era là in fondo. Allora, facciamo così. Vado a suo poco, dove cacchio sono. E sicuramente loro cercheranno di convincermi a non ucciderli. Perché fanno così. E io non lo uccido perché mi stava simpatico quel coglione. Anche perché mi paga meglio. Cioè sono un cazzo di mercenario. Non posso accettare. Non posso accettare 25 diamanti. Cioè sono spiccioli. Ho 40 o niente, cioè. Per chi mi hai preso? Vabbè che sempre. Vediamo da dove devo passare. No, passo dall'altro lato. Vabbè che alla fine sono sempre diamanti però. E devo solo uccidere una persona. Ma io accetto solo 40 diamanti. Non di meno. Di me no, no, mi ci faccio il pediluvio. O almeno diamante. Oh merda. La malaria. Impasticomane. Speriamo ti durino sino alla fine. Allora, devo andare su di qui, no? Di qui, ok. Allora, vediamo. Lo stronzo è qui vicino. Inizia già a rompere la macchina. Due minuti dopo, neanche due minuti, due secondi dopo essere partito. Passiamo fra le rocce di qui. No, 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 no. Dovrei salvare, no, no, no. No, no, salviamo. Allora. Non so quanti ce ne siano da uccidere. Cioè, mi ha detto che ce n'è uno, ma... Mi pare ce ne fossero due, qua. Arrivate a Sepoco, va, c'è il cecchino lì piazzato. Dite che se ne saranno accorti. Sto posto di merda ve lo faccio saltare in aria.
Mi avete morire, stronzo. Ex colpiso. Attenzione! Dov'è? Da qui, laggiù. Dove, dove? Facciamola finita. Oh merda. Ero distratto da quello stronzo che correva non so dove. Non so dove sia scappato. Ce l'hai svignato. Quello c'ha razzi, quello mi sta per sparare. Figliacco bastardo. Vediamo, dovrei andare qui, questa casetta. Dove lo stronzo? Vediamo qui dovrebbe essere. Cioè. Figlio di puttana. Basta. No, vabbè, questi non è che mi stessero simpatici, anzi. Posso decidere se ucciderli o no. Ma chi credi di essere? Questo paese è mio. Uccidimi e sei morto in pochi secondi. E chi è? Sto. Abbiamo inaugurato la pistola lanciarazzi. Mi sono sbagliato, uccide. Anche se l'ho colpito, ok. Reputazione aumentata, toh. Sono Ruben, possiamo incontrarci al bar, è urgente. Ma stai attento, alcuni dei tuoi vecchi soci sono qui, quindi guardati le spalle quando arrivi. Ruben. Diamo tutte le fiamme. Vediamo, devo andare al bar. Madonna, sono tutti lontano, tutti lontano. Ruben. Vabbè, tanto c'è il veicolo e prendo l'autobus perché faccio prima. Faccio prima con l'autobus. Vediamo, devo girare di qui. Vabbè, taglio per qua. Vabbè ragazzi, appena arrivo al bar ci vediamo. Se non mi chiamano, cioè, voglio dire, se mi chiamano robe così ve lo faccio vedere ovviamente, altrimenti mio, è una perdita di tempo correre così. La macchina si ribalta. No, perché mio? Mica, cioè, dai, vi pare, ma che cazzo di... come l'avete disegnato il livello, puttana di una Eva, guardate. E qui c'è tipo un buco e non fa andare avanti, vaffanculo, porca troia.